Ed ora rimaniamo sempre a San Donà di Piave e dalla sicurezza passiamo a parlare di un altro tema molto importante che è quello del lavoro. Ed è stato da poco istituito lo sportello del lavoro proprio a San Donà di Piave. C'era per noi Rita Borga. Da una recente analisi della CGIL su fonti Istat sarebbero più di 170.000 i disoccupati in terra veneta. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 7,6%, mentre più del 25% dei giovani non riesce a trovare lavoro. Siamo venuti a far visita allo sportello lavoro dell'amministrazione comunale di San Donà di Piave, dove sono in corso dei colloqui individuali per far emergere le esperienze e indirizzare l'utente verso corsi o percorsi di ricerca mirata del lavoro. Lo sportello, che ha iniziato la sua attività lo scorso dicembre, è gestito da Forcop Cora di Venezia e ha incontrato l'appoggio e il supporto dell'amministrazione comunale. Certamente questo era gli obiettivi di mandato che noi abbiamo, innanzitutto il lavoro, prima di tutto il lavoro proprio per cercare di dare delle risposte a questa situazione di crisi che pone come obiettivo necessario anche per l'ente locale quello delle politiche attive per il lavoro. Abbiamo immediatamente quindi accettato la proposta di Forcop e di attivare questo sportello, questo servizio che al momento sta dando degli ottimi risultati, però ecco, c'è da sottolineare, non si tratta di un ufficio, di un luogo dove le persone trovano immediatamente il lavoro, ma dà la possibilità a tutte quelle persone che attualmente sono in una situazione di difficoltà lavorativa, quindi disoccupati o in cerca di occupazione, di essere seguiti in un percorso soprattutto di riqualificazione, una sorta di presa in carico della persona. Quindi ricordiamo che lo sportello lavoro non sostituisce il centro per l'impiego, ma casomai è complementare ed ha forse anche un appoggio e un servizio in più. Certo, c'è da dire questo, sicuramente appunto il centro per l'impiego, ma anche tutte quelle che sono le agenzie interinali, questo non si sovrappone a questo tipo di servizi, diceva giustamente lei, è complementare e diciamo, è un passaggio in più, è una possibilità in più che le persone hanno di accedere attraverso questo sportello a quelli che sono i progetti attraverso i fondi regionali e i fondi europei di riqualificazione al mondo del lavoro. In soli 2 mesi di operatività lo sportello ha già registrato dei dati importanti, più di un centinaio le persone tra uomini e donne che si sono rivolte allo sportello, con profili principalmente provenienti dall'ambito della produzione, ristorazione e assistenza alle persone, qualcuno anche con esperienze in ambito impiegatizio. Si rivolgono a noi perché sperano di trovare, come dire, un aiuto, un supporto alla ricerca del lavoro, capire un po' come funziona adesso il mercato del lavoro, come è cambiato anche negli anni, perché l'utenza come dire, anche alle spalle esperienze di lavoro molto lunghe presso la stessa azienda, quindi si ritrova per la prima volta sostanzialmente a cercare un nuovo lavoro. E quindi sicuramente la prima, come dire, la prima cosa che a loro interessa è il lavoro, però nel momento in cui gli viene comunque proposto un percorso anche di tipo formativo che magari prevede dei tirocini di inserimento presso aziende del territorio, le persone sono piuttosto ricettive. Quindi c'è anche chi si vuole mettere in gioco in primis, diciamo, non solo come possibile dipendente ma anche come possibile imprenditore? Assolutamente sì, abbiamo ricevuto una decina di richieste di questo tipo negli ultimi mesi, insomma, e quindi grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Veneto nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, per queste persone abbiamo presentato un progetto a fine febbraio con la partnership del Comune di San Donà di Piave proprio per il supporto allo start-up e alla creazione di impresa. La situazione nel San Donatese non è facile da misurare, non ci sono dati certi sul numero di posti di lavoro persi, ma in base al rapporto di quello che è avvenuto nell'area più grande del Veneto orientale, per sottrazioni si stima che dal 2008 sono stati persi tra i 900 e i 1000 posti di lavoro, problema che si ricollega direttamente ad un altro grande problema, ossia quello del pagamento dell'affitto o di un mutuo e quindi al problema del mantenimento di una propria abitazione.
le persone senza lavoro o con sussidi di disoccupazione eccetera sempre più fanno fatica a pagare o le rate del mutuo o l'affitto. Ed è per questo motivo che apriremo, speriamo per la fine di, ipotizziamo per la fine di marzo, uno sportello abitazione. Anche in questo caso per la ricerca di mettere insieme domanda e offerta di persone che un accompagnamento anche in questo caso all'abitare, perché ci possono essere situazioni in cui le persone non possono più permettersi di pagare un affitto di 500-600 euro al mese e dall'altra parte proprietari di case che sarebbero disponibili anche ad abbassare l'affitto purché ci fosse una sorta di garanzia o comunque di accompagnamento, ecco perché lo chiamiamo questo, a quelle persone che si trovano in una fragilità economica e che hanno bisogno di supporti di altro genere. Contiamo anche questo in collaborazione con altri enti e istituzioni di attivarlo per la fine di marzo.